ragazzi, siamo qui allo stand di LG e voglio mostrare dei dispositivi veramente diversi, perché abbiamo la possibilità di provare LG Wine Smart e LG Ice Cream Smart. Voi vedete questi dispositivi che sembrano usciti da una decina di anni fa, invece sono dei dispositivi appena presentati da LG, al momento non per il mercato europeo, ma non hanno escluso la possibilità che possano arrivare anche da noi. Qual è la particolarità di questi device? Che sono dei clamshell, quindi dei dispositivi a conchiglia, come ormai non se ne vedevano da molto tempo, o almeno annunciati con uno stand apposito, al cui interno troviamo niente poco di meno che Android. Android nella sua versione 4.4 KitKat completa. Appoggio un attimo un dispositivo per farvi vedere un po' com'è la navigazione su questo schermo 3,5 pollici, IPS, HD, non sembra particolarmente luminoso, non ha ovviamente il sensore di luminosità automatico, anche perché nel momento in cui noi lo andiamo a richiudere non ne sentiremo il bisogno. Funziona tutto bene, il touch è abbastanza abbastanza preciso, risponde bene al nostro input. Abbiamo ovviamente qui i nostri tasti fisici, veramente comodi, magari per chi ha problemi a digitare su uno schermo appunto e vuole un feedback tattile decisamente migliore. Abbiamo i tasti direzionali con ok per arrivare subito nei messaggi o nelle mail. Qui ovviamente, visto che è stato presentato per i mercati orientali, troviamo un collegamento veloce a KakaoTalk, evidentemente lì va molto questa piattaforma di messaggistica. I tasti home, back e in questo caso menu, e può essere tutto gestito anche senza toccare il touchscreen. Abbiamo anche una fotocamera frontale VGA davanti e una fotocamera da 8 megapixel sul retro, ovviamente senza flash LED, perché comunque si tratta di dispositivi non particolarmente costosi o particolarmente prestanti. Tutto sommato però sono dei buoni dispositivi, perché hanno un processore quad core a 1.2 GHz, hanno 1700 mAh di batteria anche removibile, perché entrambi i dispositivi possono rimuovere la batteria, e 1700 mAh su dei dispositivi così presumo possano durare veramente tanto. 8 GB di memoria interna per la versione adesso inquadrata dell'Ice Cream Smart, mentre 4 GB di memoria interna per il Wine Smart. Entrambi hanno 1 GB di RAM e una connettività completa con Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB 2.0, radio, eccetera eccetera. Mi viene da fare una considerazione, perché era veramente da tanto che non vedevo un prodotto così diverso, ma allo stesso tempo così familiare per molti di noi. LG sta cercando di fare qualcosa di diverso, ma pensando veramente ad un tipo di cliente. Ditemi voi cosa ne pensate di questi dispositivi e se sareste felici di venire in Italia, se avete già idea di chi possa essere il contento.